Oggi è il penultimo giorno di questa rassegna che ci ha visto assieme già da un paio di mesi abbondanti. E la giornata di oggi è dedicata al mondo della tecnologia e della tecnica. Proprio il titolo, Un incrocio difficile e indissolubile. Aldo sarà con noi. Aldo, già insegnante, già ingegnere di lungo corso e Già giovani. già, no, ancora giovane, che Ciao, ci ciao. accompagna come lavoro e praticamente ci accompagna da tanti anni come socio e come persona attiva nel nostro settore. E giusto due parole, la prossima settimana è l'ultima settimana, ovviamente, perché di conseguenza la penultima arriva l'ultima, no, come situazione, ed è di tipologia diversa perché impareremo o perfezioneremo la nostra abilità nella costruzione, nel fatto di fare gli origami, ma non saranno fatti con Fabio, qui presente, e non saranno solo fare l'origami così come sotto la guida esperta, ma saranno anche temi magari che potranno essere sfruttati per costruire, per fare un nuovo albero, un tipo diverso di albero di Natale, se vogliamo, ecco, delle costruzioni specifiche di questo genere. Quindi voi tutti, questi presenti, però l'invito lo manderò ai soci, ma alla signora, potete venire, se venite non solo all'origami, se non, se alle 6 faremo anche un incontro, un brindisi tra così, le persone che seguono le nostre iniziative, soci, cioè non è che possiamo invitare Faenza, non ci sarebbe neanche il posto. Quindi i soci, ormai loro sono soci onorari perché le hanno seguite tutte, sono proprio, le hanno fatte tutte quest'anno e quindi in questo modo potranno essere con noi anche per il brindisi e la fetta di panettone. Buon lavoro a tutti e a Fabio e a Aldo in particolare. Grazie. Bene, grazie di essere qui in una giornata del genere. Saluto anche il mio amico Lodiero che questa canzone l'ha già sentita un'altra volta. Bene, allora è un tema un po' particolare, no? Scienza tecnica e tecnologia. Allora, intanto qui devo dichiarare che questa presentazione non ha finalità commerciali perché andrà registrata, quindi è anche la fonte delle immagini che ho messo. Comunque, un po' di terminologia. Siccome scienza tecnica e tecnologia non hanno un significato univoco e spesso sono anche usati a sproposito, allora io faccio un approccio un po' storico per capire di cosa stiamo parlando. Parto dai greci, ma però sarò breve, insomma. Sapete che il nostro linguaggio deriva dai latini e in subordine dalla lingua greca. Ma è perché va registrato. Lo so. Allora, prima di Aristotele esistevano i due termini tecne ed episteme che avevano un po' lo stesso significato. Grosso modo voleva dire arte, abilità, perizia nel fare. Poi Aristotele ha fatto un po' di chiarezza nel IV secolo, nel III secolo avanti Cristo, e ha distinto le due attività, chiamando tecne il mestiere, cioè il sapere concreto, il fare, no? Mentre l'episteme diventava la sapienza, la conoscenza, cioè il sapere astratto. In sostanza, cosa ha fatto Aristotele? Ha dato inizio alla distinzione fra la teoria e la pratica, che praticamente non erano ben distinti. Quindi, da quel momento, nelle tradizioni successive, latine e anche nel mondo occidentale, abbiamo visto la tecnica, dal greco tecne, e la scienza, dal latino scire, poi. Quindi le due attività distinte. Hanno preso strade separate queste due attività. Quindi da un lato c'era la scienza, o meglio la filosofia, come veniva chiamata, che aveva il rango superiore e si basava su un metodo deduttivo a partire da certe credenze, cioè c'erano delle verità assolute, non dimostrate, dalle quali discendeva tutto il sapere, mentre invece la tecnica era il lavoro artigianale,
un lavoro anche abbastanza disprezzato, un po' come forse anche adesso strofiamo di questa dicotomia. Comunque il lavoro dell'artigiano basato su conoscenze utili per costruire ciò che poteva servire. Non si parlava di tecnologia e non se ne parlerà anche per molti secoli ancora. Quindi lo sviluppo della tecnica, intendendo per tecnica l'insieme delle attività di costruzione, quindi quando dico tecnica possiamo pensare all'ingegneria in generale, ecco. Questo sviluppo non poteva nascere da conoscenze scientifiche che non c'erano e quindi era una conoscenza empirica che attraverso l'osservazione e l'ideazione e attraverso dei progetti veniva realizzato ciò che serviva. Attraverso un processo circolare poi si perfezionavano le tecniche, diciamo così, e si continuava a produrre ciò che serviva, ripeto, senza alcuna base scientifica, ma attraverso delle buone prassi, chiamiamole così. Quindi per secoli la tecnica ha preceduto la scienza. Quindi c'erano dei progetti realizzabili che sono stati fatti e dei progetti pensati ma non realizzabili, perché non c'era una tecnologia, come vedremo dopo, tipo quelli pensati da Leonardo, per esempio, che non erano praticamente realizzabili. E quindi si è andata avanti per secoli e secoli senza, in assenza di un collegamento tra scienza e tecnica, in assenza quindi di una tecnologia. Il termine tecnologia comparirà soltanto nel 1615 nella forma inglese technology, poi andrà diramato anche in tutte le altre civiltà. Però fino al XVII secolo non si parla di tecnologia. Quindi la scienza, quella che chiamiamo oggi scienza, ma allora era la filosofia naturale, era basata su delle credenze. Ricordate per esempio i quattro elementi di Empedocle: aria, acqua, terra e fuoco. Quindi ogni fenomeno della natura era pensato come una combinazione di questi diversi elementi. Quindi lo studio dei fenomeni, chiamato filosofia naturale, era basato su delle credenze ritenute vere ma non dimostrabili. Ecco che quindi più che di astronomia si parlava di astrologia, più che di chimica si parlava di alchimia. La medicina e la magia erano abbinate, non c'era una distinzione fra le due attività. Allora, per arrivare ad un proficuo rapporto fra scienza e tecnica, attraverso la tecnologia, abbiamo dovuto aspettare la rivoluzione del concetto di scienza. Questa rivoluzione la si fa convenzionalmente passare nel periodo che va dalla pubblicazione della Revolutionibus Orbium Terrestrium, l'opera di Niccolò Copernico, e la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, i principi di Newton. Quindi siamo nel 1543 e 1687, praticamente un secolo di differenza. Quello è una convenzione. Si dice che da quel momento sia nata un po' la moderna concezione della scienza. Bene, cosa c'è in mezzo? C'è Galileo. Guarda caso, proprio il dialogo è del 1632, quindi all'interno di questo periodo è nato la famosa rivoluzione scientifica attribuibile a Galileo. Cosa dice questo? Invece del metodo deduttivo si parla di un metodo induttivo. Prima, dall'enunciazione di premesse generali, si arrivava per deduzione alle conclusioni particolari e l'esperienza non aveva alcun valore. Sto facendo una sintesi molto rosa e di cose che richiederebbero anni e anni di approfondimento. Con il metodo di Galileo il metodo diventa induttivo e dal particolare, vedremo, si arriva all'asserzione generale. È infatti un metodo che si fonde sull'esperienza. Quindi il metodo deduttivo, pensiamo per esempio al sillogismo aristotelico, diceva: l'uomo è mortale, al vero è un uomo, quindi al vero è mortale. E vabbè, fin qui abbiamo scoperto l'acqua calda, nel senso, dico io, che non si è mai visto nessuno campare sempre, no? Però quando si dice gli astri sono incorruttibili, la luna è un astro, quindi gli astri sono incorruttibili, chi l'ha detto? Non è vero, lo ritenevano perché si
decideva in partenza che gli astri fossero incorruttibili, quindi era un metodo deduttivo che non poteva più essere accettato. In breve, il metodo sperimentale di Galileo, che è sintetizzato nel famoso slogan «Sensate esperienze, necessarie dimostrazioni», si basa su questa fase induttiva, cioè l'osservazione dei fenomeni, la formulazione di un'ipotesi. Se quell'ipotesi andava bene, veniva suffragata attraverso degli esperimenti e si arrivava alla formulazione di una legge matematica. Cioè la legge scientifica è il risultato del metodo di Galileo, che mette in relazione due o più grandezze misurabili. Il fenomeno veniva quantificato. Non so, ad esempio, tutti sappiamo che un grave che cade nel vuoto accelera la sua. La legge matematica dice istante per istante qual è la velocità. Sappiamo che un pendolo lungo oscilla più adagio di un pendolo corto. La legge matematica dice istante per istante qual è la velocità e qual è la durata del ciclo. Quindi è una vera e propria rivoluzione. C'è da dire che questo metodo vale soprattutto per le fisica, la chimica, per le scienze per le quali è possibile applicare una attività di tipo sperimentale, ecco. Nelle altre scienze, tipo la biologia, la medicina, l'economia, eccetera, la legge non ha un concetto matematico, ma è un concetto assertivo più generale. Comunque è sempre ascrivibile a questa rivoluzione di tipo scientifico. Bene. Abbiamo visto che la legge descrive il fenomeno, a volte può essere inserita in un principio che esprime dei concetti specifici, il principio è inseribile in una teoria che esprime concetti generali. Sappiamo che una teoria è valida finché non c'è qualche esperimento che la faccia decadere, quindi cade in toto. Bene, a questo punto diventa pensabile un'ingegneria, cioè una tecnica basata su basi scientifiche. Non è immediato il passaggio, ovviamente, nei secoli, però è una inversione di attività, è una nuova tendenza. Cioè, attraverso la tecnologia si passa dalla conoscenza scientifica con un progetto alla realizzazione. E quindi cos'è la tecnologia? È una nuova scienza che sulla base delle conoscenze scientifiche studia i processi produttivi e i mezzi e i metodi impiegati. È il famoso know-how, cioè il sapere come dicono gli inglesi molto sbrigativamente. Quindi c'è una nota importante: nel Capitale di Marx, già nel 1867, si usava il termine di tecnologia per indicare l'applicazione degli studi teorico-scientifici ai processi produttivi dell'industria. Quindi già in un'opera che era di carattere economico si era messo in evidenza questo concetto, questo nuovo concetto. Quindi il know-how è proprio è un sapere astratto. Non so se per esempio diciamo che gli americani vogliono vendere la Coca-Cola ai cinesi. Faccio un esempio banale, non è che mandano là dei sili, della liquirizia, dello zucchero, mandano della carta, mandano delle procedure, no? Quello che in un film di spionaggio si chiamerebbe la formula. Ecco, praticamente quindi tutte le attività basate scientifiche con le quali è possibile arrivare ad una conclusione tecnica. Quindi la tecnologia, che è una scienza, detta anche tecnoscienza, non è né buona né cattiva, dipende da, a volte si sente parlare dei guai della tecnologia, sì, dipende da come viene usata. Per esempio con un acciaio temprato uno può fare un bisturi o può fare un pugnale, però è sempre quell'acciaio temprato, dipende dall'uso che se ne fa. Il progetto esecutivo è lo strumento della tecnologia, infatti i ragazzi nelle scuole hanno i testi che si chiamano dal progetto al prodotto. Bene. Anche nella tecnica, come il metodo scientifico aveva portato alla quantificazione dei fenomeni attraverso la legge matematica, anche nella tecnica bisogna arrivare alla quantificazione delle misure delle unità di misura, diciamo. È importante la nota che
Lord Kelvin, William Thomson, allora pari d'Inghilterra, poi diventato Lord Kelvin, fece in occasione della posa del cavo sotto l'Atlantico nell'858, che creò molte difficoltà, insomma non si riusciva ad andare avanti. E disse Lord Kelvin: io affermo che quando voi potete misurare ed esprimere in numeri ciò di cui state parlando, voi sapete effettivamente qualcosa. Quindi in ritardo di 2 secoli anche sulle attività tecniche si era, c'è questo doppione, questa copiatura, io lo chiamo così, della legge matematica attraverso le sue formulazioni di carattere appunto matematico. C'è parallelamente, nasce un nuovo aspetto della tecnologia, che è quella della produzione industriale. Siccome la produzione da artigianale diventa a livello planetario, è evidente che bisogna organizzarsi al punto da avere una quantità giusta di pezzi giusti al momento giusto e al costo giusto per poter, in base ai particolari, per poter produrre in attività industriali. Se pensiamo per esempio che una locomotiva ha 20.000 particolari, una macchina da scrivere può avere 2.000 particolari, è chiaro, ripeto, che in una produzione industriale bisognerà disporre nella quantità giusta, come dicevo, di tutti i particolari e al prezzo giusto. Bene, è evidente allora che più le realizzazioni sono sofisticate, più c'è bisogno della tecnologia e non è più possibile procedere come si faceva una volta, a partire dalle buone prassi e dalla tecnica. Allora, è chiaro che nei secoli si è costruito tutto comunque, cioè si è fatto il Duomo di Milano o il Colosseo senza bisogno di conoscere la teoria dell'elasticità, si sono fatte le opere marittime, la navigazione senza conoscere l'idromeccanica, si sono fatte tante di quelle situazioni, per esempio i mulini a vento, per esempio tutta l'attività, senza conoscere le leggi della idromeccanica applicata. Insomma, è stato possibile fare tutto questo, ripeto, attraverso buone prassi, senza conoscere la base scientifica. Pensate al lavoro, alla formazione dei metalli, la lavorazione dei metalli e tutta la produzione dell'acciaio, dei ferri e dei metalli, non c'era mica bisogno di conoscere la metallografia, che non era possibile, però attraverso un'attività pratica si faceva. Però è evidente che passando delle attività più sofisticate non era più possibile procedere senza la base scientifica. Quindi qui vediamo le portaerei, vediamo gli aerei, vediamo i voli intercontinentali, eccetera. Quindi non era più pensabile fare questo senza avere alla base uno studio scientifico dei fenomeni e quindi la relativa tecnologia applicativa. C'è però un caso in cui la tecnica anche in epoca moderna può precedere la scienza, cioè c'è una tecnica costruttiva e poi si ricerca a posteriori la giustificazione teorica di quello che si è fatto, poi un perfezionamento in forma circolare attraverso una tecnologia sviluppata. Questo è il caso della termodinamica, che è una branca importantissima della storia dell'umanità e della fisica. Cioè, se nella seconda metà del Settecento si sono costruite e perfezionate le macchine, praticamente c'era la necessità di portare fuori l'acqua dalle miniere, in sostanza, quindi le macchine per lo sfruttamento del vapore. La prima di Newcomen è del 705, il brevetto di Watt invece è del 1764. Bene, nella prima metà dell'Ottocento invece sono stati formulati i principi generali, il teorema di Carnot nell'824 e il secondo principio della termodinamica nel 1848. Quindi si è arrivati dopo a dare la giustificazione teorica di ciò che si era fatto in maniera diciamo quasi da praticoni, no? C'è da dire che quando il progresso scientifico si sviluppa viene meno la figura del genialoide, dell'inventore singolo, no? Perché attraverso l'accademia, attraverso gli scambi, una società è quasi pronta, diciamo così, a recepire certe novità e quindi arrivano quasi contemporaneamente le grandi scoperte.
Bene, il primo principio della termodinamica, che non è altro che il principio di conservazione dell'energia, è stato formulato nel giro di pochissimi anni in paesi diversi da scienziati diversi. Per esempio Mayer, un medico tedesco, l'ha fatto a 28 anni. Joule è un industriale britannico. Kolding, un ingegnere danese. Helmholtz è un fisiologo tedesco. Bene, tutti questi hanno formulato, con parole diverse, ma con lo stesso concetto, il principio di conservazione dell'energia. Addirittura un principio che poi era già stato anticipato dal francese Carnot e anche dal conte di Rumford, che è un fisico americano, nel 1798. Il secondo principio della termodinamica è stato formulato nel 1848 circa da Clausius e da Lord Kelvin, come sappiamo. Bene, nel caso dell'elettromagnetismo invece si è seguita la via normale, chiamiamola così, quella che dove la scienza precede la tecnica, ed è anche evidente perché mentre la termodinamica si tocca con mano, possiamo dire così, rozzamente, nel caso dell'elettromagnetismo i fenomeni non sono così visibili, quindi abbisognano di una base scientifica molto importante. Quindi non era più pensabile una realizzazione tecnica senza una tecnologia, senza cioè l'utilizzo di conoscenze scientifiche. Io porto sempre questo esempio. Per esempio, le basi teoriche di Einstein per il laser sono del 1917, però soltanto nel 1960 è stato costruito il primo laser. Riepilogando questa premessa, allora, la scienza è un sistema di conoscenze che si basa su modelli matematici e da un prodotto immateriale. La tecnica invece che cosa fa? Cioè l'insieme delle attività di costruzione, quindi un prodotto, lo scopo è pratico. C'è di mezzo la tecnologia che dice come fare, è una tecnoscienza, cioè le conoscenze teoriche acquisite dalla scienza per inventare nuovi prodotti. Questo è lo schema, che una delle interpretazioni terminologiche, ecco, dei tre termini. Vabbè, questo è per dire che, come ho detto prima, nel 1615 è stato coniato il termine dagli inglesi con il termine technology, poi via via in tutti gli altri stati è nato il concetto di tecnologia distinto da quello di scienze tecniche. Comunque andiamo avanti. Allora sembrerebbe tutto molto semplice, no? Molto chiaro, no? Dopo la rivoluzione galileiana si procede, va tutto bene, quindi non ci sono intoppi di alcuna natura, no? Invece notiamo che la scienza, la tecnica e la tecnologia hanno un cammino inarrestabile ma molto condizionato da errori. Gli errori della scienza. Qui devo dire che l'errore della scienza, c'è l'errore buono e l'errore cattivo, no? Mi viene in mente il debito di Draghi, no? C'è il debito buono e il debito cattivo. Cioè l'errore buono è quello tipico della ricerca scientifica. Addirittura l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dicono guai se non ci fossero gli errori che ci portano poi al progredire della conoscenza. Perché è importante rifiutare ogni dogmatismo e quindi l'errore è come la verme nella mele che dimostra che se è genuina. Io parlo degli errori invece da evitare, che sono gli errori dovuti a pregiudizio. E ne ho un po' classificati secondo un criterio non molto razionale, ma così empirico. Primo errore, convinzione che non ci sia più nulla da scoprire. Esempio tipico, un genio come Lord Kelvin disse nel 1900 che dice adesso non c'è più niente di nuovo da inventare nella fisica, rimane solo da fare delle misure più precise. Pensate, nel 900 cosa... Altro errore, la pretesa degli scienziati già affermati di essere infallibili. C'è chi si è intestardito su una... godendo di molto favore dall'opinione pubblica, si è intestardito a portare avanti certe teorie, ostacolando il progresso scientifico. Abbiamo il caso di Berzelius, un chimico, che per mantenere in vita le sue teorie ha ostacolato per 50 anni il progresso scientifico.
perché lui non riteneva che potessero esistere dei legami chimici fra atomi dello stesso tipo. Lui considerava il legame ionico, cloruro di sodio per esempio, ma noi sappiamo che la molecola di ossigeno, per esempio, è O2, sono due atomi di... però non lo ammetteva. Avogadro, che lo ammetteva, ha dovuto aspettare, perché non ha avuto credito, vista la fama di cui godeva Berzelius. Poi finalmente, soltanto nel 1860, grazie a Cannizzaro, nel congresso di Karlsruhe, si è dimostrata la validità delle teorie di Avogadro. Altro tipo di errore: non voler rinunciare a delle credenze antiche, consolidate nel tempo. Per esempio, vediamo questi crani, erano attribuiti dei draghi, crani famosi, invece erano mostri deformi, no? Dall'aspetto vagamente umano, erano nelle profondità delle foreste. Poi dopo si è scoperto che non erano altro che i crani degli orsi delle caverne, che sarebbero stati rivelati al mondo scientifico più tardi. Un altro errore è la difesa ad oltranza di un sistema filosofico globale che finisce per diventare cervellotico. Mi spiego con l'esempio di Cartesio. Un genio come Cartesio, padre del razionalismo occidentale, per tenere in piedi il suo sistema costruito di tutta nel mondo del suo, che parte dal famoso cogito ergo sum, no? Aveva concluso, per far stare in piedi la sua teoria, che gli animali fossero privi di ragione e di coscienza. E quindi, se avevano delle reazioni, erano puramente meccaniche, come quando tocchiamo la molla di un orologio, allora si muovono le lancette, dice, per gli animali è la stessa cosa. Quindi aveva escluso che potessero avere una sensibilità e una loro coscienza. E questa teoria è andata avanti abbastanza tempo, poi è stata abbandonata nel tempo anche per evitare delle inutili crudeltà verso gli animali. Però fa specie che uno come Cartesio, di cui tutti conosciamo la validità, abbia suffragato questa cosa e non se ne sia mai ravveduto. Poi abbiamo i pregiudizi ideologici. Quando uno, per esempio, interpreta in maniera letterale e non allegorica o simbolica delle scritture, può arrivare a delle conclusioni che sfiorano il ridicolo. Nepero, quello dei logaritmi, ha sostenuto che l'Apocalisse si sarebbe verificata nel 1700 o nel 1688. Quindi bontà sua ha dato anche due alternative, no? Ma addirittura Newton, e non abbiamo bisogno di dire chi è Newton, no? Newton è la scienza. Bene, in una sua lettera del 1704, su una sua interpretazione della Bibbia, ha stimato che la fine del mondo si verificherà nel 2060. Quindi sì, io ho la fortuna che non ci sarò più. Bene, questa è addirittura, sembra una barzelletta, invece un vescovo anglicano irlandese, prendendo la lettera, secondo lui, ciò che è scritto nella Bibbia, ha calcolato che Dio ha iniziato l'opera il 23 ottobre del 4004 avanti Cristo alle 9 del mattino. E l'ha conclusa in 6 giorni, poi prese 24 ore di riposo. Quindi ha calato nell'immanente, direbbero quelli che studiano la filosofia, un concetto trascendente, no? Parlando di ore, di riferimenti che sono tipicamente immanenti, no? Però la scienza ha fatto anche questi errori, quindi... Sesto errore, le fughe in avanti, cioè voler anticipare delle scoperte che poi si rivelano false. La più clamorosa è quella di Pons e Fleischmann, che nel 1988 hanno annunciato di aver realizzato la fusione fredda. Invece fu una grande bufala, il processo che doveva consentire di estrarre energia a basso costo, ma si è rivelato poi una cosa che non poteva funzionare, anche se la stampa ne ha dato un risalto enorme. Un'altra bufala è stata quella del superamento della velocità della luce. C'è un esperimento fra il CERN di Ginevra e l'Istituto del Gran Sasso, l'Istituto Nazionale di Fisica, avrebbe dimostrato che la velocità della luce può essere superata. Invece era un banalissimo incidente, un errato accoppiamento tra un cavo ottico e una scheda,
e quindi anche lì se ne è parlato su tutti i giornali, mi ricordo, ma è una cosa assolutamente impossibile e banale. Poi ci sono le scoperte casuali, e qui però non si tratta tanto di errori o di pregiudizi, è proprio una cosa che si scopre a posteriori. Ricordo per esempio che Colombo credeva di andare nelle Indie, basandosi su delle carte sbagliate è andato a finire. Ha scoperto le Americhe non sapendolo, credendo di arrivare nelle Indie, però ha scoperto un nuovo continente, pur non volendo farlo, no? Così come Fleming ha scoperto la penicillina semplicemente perché si è accorto che una piastra contaminata da una muffa inibiva la crescita batterica. E da lì addirittura ha avuto il premio Nobel per una scoperta del tutto casuale. Ecco, questi erano più o meno gli errori dovuti a pregiudizio della ricerca scientifica. Ci sono anche gli errori e le storture nella tecnica, cioè nell'applicazione tecnologica, purtroppo. E anche qui vediamo un po' di cosa si tratta. Anche qui, come nella scienza, la convinzione è che non ci sia più nulla da inventare. Pensate se 100 anni fa potevano pensare ai robot, ai voli intercontinentali, ai computer, agli antibiotici, alle schede, ai trapianti e così via, 100 anni fa. Ma io dico, anche 50 anni fa non c'è bisogno di andare a 100 anni fa. Il tavolo con tecnigrafo, fino a qualche anno fa, aveva un mercato eccezionale, no? I tavoli usati, no? Poi dopo con l'AutoCAD il tavolo è diventato un piano di appoggio e si è passati al tipo di disegno. Il regolo. Io mi sono lavorato nel 72, non c'erano le calcolatrici. Si parlava dei calcolatori in America, quelli a nuclei di ferrite che occupavano una stanza come questa. Quindi ho usato il regolo e soltanto dopo, nella mia attività professionale, ho scoperto le calcolatrici. Le prime le avevano i rappresentanti che le usavano per calcolare la percentuale di sconto dei prodotti. E poi dopo siamo arrivati al computer e tutti in casa abbiamo uno o più computer. Poi ci sono le invenzioni dannose. Le invenzioni, quelle dannose. Le invenzioni dannose però si scoprono a posteriori, purtroppo. L'Ethernet, il famoso Ethernet, un brevetto del 1901. Quindi sembrava il non plus ultra, perché il prodotto è isolante, è leggero, è resistente, quindi sostituiva qualsiasi altro tipo di elemento nell'edilizia. Se non che le fibre sostituite nel 1984 già si sono rivelate cancerogene e l'ultimo tubo è stato fabbricato nel 1994. Ma anche il PVC, io ero vicino alla Montedi, sono di Ferrara, ricordo bene, insomma. Il cloruro di vinile, il CVM monomero, è cancerogeno. Il policloruro di vinile, il polimero, non è cancerogeno. Quindi si è passata alla produzione del polimero dopo tante vittime invece dovute al cloruro di vinile monomero. Effetti acclarati fin dal 1972. I freon. Io quando in un esame a Padova su un impianto frigorifero l'avevo ideato ad ammoniaca, insomma, e mi hanno detto, poi come lei usa l'ammoniaca, adesso ci sono i freon, non sono tossici, non sono corrosivi, non sono esplodenti, i famosi clorofluorocarburi, no? E vabbè, anche quelle sembrava la grande novità del secolo, ma poi si è scoperto che creavano il buco nell'ozono e quindi sono stati eliminati, banditi da Montreal nel 1990. E beh, sì, esiste, sì. Il DDT, adesso taglio corto, stessa cosa, è stato ritirato dal mercato, però pericoloso per la salute dell'uomo, ma all'inizio del secolo fu accolto con grandissimo entusiasmo, no? Poi, questa è la struttura più clamorosa, purtroppo, perché lo sviluppo tecnologico è da sempre asservito all'industria bellica.
non ci perde. Io faccio 4 flash nei secoli per capirci. Vedete questo gladio romano? La forgiatura e tempra degli acciai erano note allora, non ne conoscevano, come ho detto prima, le basi scientifiche, però lo applicavano. Però perché lo applicavano? Perché la potenza delle spade usate dai romani di acciaio temprato potevano combattere quelle di rame degli altri popoli e quindi era uno degli elementi che ha consentito ai romani di essere vincitori. No? Però è nato da una esigenza bellica e non certo della vita civile. Leonardo da Vinci, anche lui considerava la guerra una pazzia bestialissima, diceva, però per accreditarsi alla corte di Milano di Ludovico il Moro ha dovuto presentare la sua abilità come ingegnere militare. Qui abbiamo l'esempio della balestra gigante, che è uno dei progetti famosi di Leonardo, per essere accettato appunto da Ludovico il Moro. Thomson, il conte di Rumford, in una lavorazione meccanica, ha scoperto che il calore non poteva essere spiegato con la famosa teoria del calorico di una volta, che era considerato un fluido, no? Che passava da un corpo all'altro, ma nasceva dalla lavorazione stessa. Poi sappiamo che è nel moto stesso delle molecole dei corpi. Quindi è stata una grande scoperta. Però il guaio è che la sua lavorazione non era per fare delle pentole, ma era per alesare una bocca di cannone per l'elettore di Baviera, quindi sempre attività bellica. Le plachette, questa addirittura per noi meccanici è clamorosa. Tra le due guerre, il gruppo Krupp ha inventato il famoso V delle famose inserti che hanno sostituito gli acciai rapidi nella lavorazione per esportazione di trucciolo. Vuol dire raddoppiare quasi la produzione stessa, no? Con questo Vidia. V è un necrostic, vuol dire V diamant, cioè un prodotto duro come il diamante, quindi degli inserti che potevano produrre una grande quantità di lavoro. Ma qual è il guaio? Che eravamo fra le due guerre e i Krupp avevano bisogno di produrre fucili, mitragliatrici, cannoni, carri armati e così via. Quindi purtroppo le strutture della tecnica, come ho detto prima, vuol dire essere asserviti all'industria bellica ed è così tuttora, anzi, più adesso di prima. Poi anche qui c'è lo scetticismo nei confronti del progresso tecnologico, le famose ultime parole famose, no? Adesso, prima di fare degli esempi, passo a vedere il concetto delle ultime parole famose anche in altri campi, non solo tecnico-scientifici, tanto per distrarci un attimo e per eliminare la tensione. Verdi, per esempio, nella Gazzetta Musicale è stato detto che non esisteva un compositore più incapace di lui, come musico. No? Il rock and roll sarà passato di moda entro giugno, dicevano, di Elvis. I Beatles, non ci piace il loro sound. E la musica con le chitarre in declino, ha detto una società che ha rifiutato di fare il contratto con loro. Addirittura Picasso sfiorirà rapidamente la fama di Picasso. Addirittura si è detto di questo signore, Walt Disney, che mancava di immaginazione e di idee originali, no? Qui vedete i tre Kennedy, John, Bob e Ted. Sapete cosa ha detto suo padre, Joseph? I miei figli non hanno alcuna ambizione politica. Le due Germanie, io ho comprato nel 1986 la guida Touring, quella verde, e c'era scritto nella prefazione che le prospettive di una riunificazione tedesca sono oggi da considerarsi del tutto utopistiche. E dopo 3 anni è caduto il muro di Berlino. Via col vento, un produttore ha rifiutato e dice lasciate perdere, con un film del genere non si guadagna nemmeno un dollaro. Ecco, torniamo, ho fatto questi esempi per dire che le parole famose, cioè potrei farle andare all'infinito di questi esempi, ci sono in tutti i campi. Ma torniamo al nostro campo della tecnica e della tecnologia. Il Times nel 1894 ha stimato che entro il 1950 le strade sarebbero state sepolte da 9 metri di letame di cavallo.
tanto era lo sviluppo che c'era stato nel traino. E quindi questo è stato riportato da New York e tutte le altre città occidentali. Poi un avvocato di Henry Ford ha detto che il cavallo è destinato a rimanere, mentre l'auto è solo una moda passeggera. Aerei civili e militari. Gli aerei sono dei bei giocattoli, ma di nessuna utilità militare, ha detto Falk. Era un comandante dell'esercito, non è. Mentre un ingegnere della Boeing ha detto che nessuno mai costruirà un aereo più grande di questo, e un aereo che conteneva 10 persone. La radio, il solito Kelvin, la radio non ha futuro. La televisione poi, diceva Zan Hook della Century Fox, entro 6 mesi la gente si stancherà di stare a guardare questa scatola di legno chiamata TV. Invece Forrest ha detto, benché la televisione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, dal punto di vista commerciale ed economico è impraticabile. Una rivista della Gran Bretagna ha detto che era assurdo pensare che una locomotiva potesse andare più veloce di una carrozza a cavalli. Abbiamo raggiunto i 1000 km all'ora adesso nel veicolo terrestre. Il computer. Watson della IBM dice nel mondo ci sarà mercato forse per 4 o 5 computer nel 43. Ha detto la rivista Popular Mechanics, in futuro il computer potrà forse pesare solo 1,5 tonnellate, cioè 15 quintali, perché ho detto prima i computer una volta erano grandi come questa stanza, ma adesso sono tascabili. La Digital Equipment dice, ma che bisogno ha una persona di tenersi un computer in casa? E anche Bill Gates ha detto che i suoi programmi erano generalmente esenti da bachi. Il telefono, la Western Union ha detto, questo cosiddetto telefono ha troppi difetti per poterlo considerare seriamente come mezzo di comunicazione. È intrinsecamente privo di valore. Il cinema addirittura nasce con i fratelli Lumiere, nasce il cinema, e loro hanno detto è un'invenzione senza futuro. L'hanno detto loro stessi che l'avevano inventato. Bene, il solito Leo di Forrest che abbiamo visto prima ha detto che l'uomo non arriverà mai sulla Luna. E l'ha detto nel 67, lo sbarco è stato nel 69, 2 anni dopo. I raggi X, il solito Lord Kelvin, che però si è ricreduto, ha detto i raggi X si dimostreranno una truffa. Una centrale nucleare è sicura come una fabbrica di cioccolata, ha detto l'Economist. Questo 4 settimane prima dell'esplosione di Chernobyl. Bomba atomica. Cosa hanno detto? L'AI che la bomba atomica non esploderà mai. Bene, abbiamo visto quindi, prima di proseguire questo sviluppo della scienza, questi errori nella scienza e queste strutture della tecnica e della tecnologia. Gli errori della scienza sono in gran parte superati, quelli che abbiamo visto. Quelli della tecnica, anche se escludiamo gli armamenti, quelli purtroppo restano, quindi il discorso della tecnologia asservita alla attività bellica, di quella non ce ne liberiamo. A parte questo, si potrebbe pensare oggi di aver risolto quindi ogni cosa, no? E invece si parla di un nuovo medioevo culturale, proprio oggi. Quasi stiamo tornando indietro. Ricordate che abbiamo parlato di astronomia o astrologia, di chimica o alchimia, di medicina o magia? Bene, le consideriamo delle superstizioni oggi. Ma le superstizioni oggi continuano, permangono, perché il confine tra scienza e superstizione non è ancora ben delineato. Ci sono le pseudoscienze. Io mi limito a pensare agli oroscopi, che tutto sommato sono anche una cosa un po' innocente, no? Però dilagano ovunque e molti basano la loro vita addirittura su ciò che prevede l'oroscopo. L'occulto è stato stimato e nel 2013
13 milioni di italiani ne abbiano fatto ricorso in qualche modo, per un giro d'affari presunto perché in nero ovviamente, presunto di 8 miliardi di euro. Quindi la famosa non è vero ma ci credo dilaga le scaramanzie di ogni genere, vedete qui, fiere di cavallo, eccetera, corna qui. Esistono, ripeto, possono essere anche cose innocenti, però è pseudoscienza, non è scienza. Ma il guaio non è la pseudoscienza, è l'antiscienza. Cioè sta montando una mentalità ormai incontrollabile, antiscientifica. Questa mentalità è favorita dal web, purtroppo, perché il web cosa fa? Veicola dei negazionismi e delle bufale, delle fake news. Qui mi piace riportare quello che ha detto Umberto Eco nel 2015. I social networks sono un fenomeno positivo, infatti sono degli strumenti potentissimi, però sono anche una giungla anarchica, no? Danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Ora questi imbecilli hanno lo stesso diritto di parola dei premi Nobel. Quindi pensate all'impatto che può avere attraverso i social oggi. Infatti, uno studio della società, del Censis, del 1221, cosa dice? Che per il 5,5% il Covid non esiste. Per il 10,9% il vaccino è inutile. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici. Per il quasi il 20% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone, una specie di grande fratello. E poi la più clamorosa, 5,8% pensa che la Terra sia piatta. Io pensavo fossero dei buontemponi che si trovavano per andare a pranzo così, invece ci credono veramente. Bene, allora, dove siamo? A prescindere dall'antiscienza, allora, supponiamo anche che non esistano le pseudoscienze, supponiamo che non esista l'antiscienza, quindi che dobbiamo farla tare a queste fake news. Purtroppo però lo sviluppo e l'approccio con la scienza, con la tecnica, con le tecnologie presenta oggigiorno ostacoli nuovi e non previsti in passato. Io li divisi fra i limiti della geopolitica, i limiti dell'etica e i limiti nostri, da pregiudizi. Limiti della geopolitica. Oggi l'industrializzazione, come detto prima, ha dimensioni planetarie, no? Quindi ogni scelta comporta delle rinunce, comporta dei rischi. E quindi serve una politica generale, diciamo, condivisa che possa decidere come fare a beneficio di tutti, ma questo non c'è. Le centrali nucleari, sappiamo, sono tutte una bella cosa ai fini del consumo, però c'è il rischio radiazione che non è stato superato. Poi, se vogliamo, sono infinite le cose, no? I combustibili e fossili, le deforestazioni che provocano l'effetto serra, la gestione degli rifiuti, un problema enorme per l'inquinamento ambientale perché avvelenano le falde, insorgono le malattie, eccetera. Quindi per tutto questo, ripeto, servirebbe una politica planetaria condivisa che non esiste. Pensiamo alla distribuzione delle risorse, specialmente con le tecnologie odierne, no? La disponibilità delle terre rare, per esempio, la lotta che c'è e che ci sarà per il reperimento di queste materie. Poi si è scoperto che in Italia abbiamo un mare di litio sotto l'ho letto in questi giorni, speriamo sia vero. Questo almeno per le batterie delle macchine elettriche. Poi c'è la frontiera delle biotecnologie. Cos'è la biotecnologia? È quel ramo della biologia che riguarda l'utilizzo di esseri viventi per ottenere beni e servizi. Il dibattito sugli OGM non si è ancora chiuso. La modificazione biologica c'è sempre stata, se pensiamo agli incroci, agli innesti, eccetera, però qui si parla di un nuovo passo in avanti, cioè la biologia molecolare, che consiste nel tagliare e incollare i geni di una cellula all'altra. E allora nascono due scuole di pensiero. Ci sono i sostenitori che dicono che gli OGM sono essenziali
per combattere l'insicurezza alimentare. E gli oppositori invece dicono che creano gravi danni all'ambiente e portano al totale controllo delle grandi multinazionali. Il dibattito è aperto, qui abbiamo quattro esempi. Il professor Corbellini e Roberto Fetes, che è venuto anche da noi alla palestra, che sono sostenitori degli OGM, mentre Oscar Fariniti di Italy e Mario Petrini di Slow Food sono contrari. Le associazioni ambientaliste sono contrarie, o quantomeno attendiste, per esempio la Lega Ambiente, il WWF, Greenpeace. Le associazioni agricole, vediamo per esempio la Confagricoltura, che è favorevole, mentre la Coldiretti e la CIA sono contrarie e non hanno ancora risolto il problema. Insomma, in sostanza, il dibattito su OGM è riconducibile a queste due grandi scuole di pensiero. Cioè il professor Veronesi, che diceva che il gene non è il problema di mettere il gene del salmone nella fragola, ma è migliorare la vita dell'uomo per salvare più persone e più malati possibili. Mentre il genetista Marcello Buiatti dice che gli uomini non sono macchine, quindi non si può concepire la vita secondo cui gli organismi sono fatti da pezzi montabili e smontabili. Un dibattito che non si è chiuso. E poi c'è l'ostacolo delle multinazionali, come ho detto prima, perché gli interessi economici e le rivalità non consentono la sufficiente trasparenza per affrontare il problema. Pensate per esempio alla corsa ai brevetti, ma soprattutto alla distribuzione dei finanziamenti, che ostacolo possono essere per la ulteriore trasparenza del problema. Poi c'è l'ingegneria genetica, e finché si parla di piante e organismi si può anche discutere. Oggi c'è però l'ingegneria genetica che tende ad alterare la sequenza del DNA del gene originale e di produrne uno più adatto a rispondere ad esigenze specifiche. Nasce quindi una nuova area di dibattito, la bioetica, per riflettere sui vincoli e sui confini da porre all'applicazione di queste tecnologie. Cioè ci si chiede banalmente, è giusto fare qualsiasi cosa solo perché è possibile farlo? E qui si aprono tutte le discussioni. Pensate al dibattito sulla clonazione, che è stata nella moderna genetica, la clonazione è la produzione di copie geneticamente identiche di organismi viventi tramite manipolazione genetica. Il caso più noto è quello della pecora Dolly, vedete. Prima è stato ideato nel 1994 da First, ma poi realizzato da Wilmut nel 1996, e quindi è stato il clamoroso annuncio a tutto il mondo di questa possibilità. C'è il rischio quindi della clonazione umana. È stato annunciato il divieto della clonazione di esseri umani con un protocollo sottoscritto anche dall'Italia nel 2001. Però già nel 1998 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva approvato un protocollo sulla Convenzione dei diritti dell'uomo e la biomedicina. Insomma, i temi della bioetica sono comunque molto più vasti di quanto accennato. Anche qui sono riconducibili a due correnti di pensiero fondamentali. Abbiamo quelle che chiameremo di derivazione religiosa, cioè dice che la persona umana, come non è creatrice della vita, così non ne è la proprietaria. C'è una derivazione di tipo più laico, o direi laicista, che dice che bisogna garantire che gli individui possano decidere per proprio conto. E quindi si dibatte su queste due concezioni che sono diametralmente opposte. L'eugenetica è l'aspetto forse più preoccupante delle biotecnologie, cioè il pericolo di possibili selezioni dei caratteri genetici dei nascituri. Se la vediamo in negativo, vuol dire sterilizzare in maniera chirurgica o farmacologica le persone con menomazioni. Però c'è chi dice che così Stephen Hawking non sarebbe mai nato. In positivo invece vuol dire proprio manipolazione eugenetica del DNA, utilizzo banche del seme
e quindi per conservare e diffondere i patrimoni genetici di migliori qualità. Anche qui c'è stato il veto. L'Unione Europea, nella Carta di Nizza, all'articolo 3, ha detto che ha imposto il divieto delle pratiche eugenetiche. Quindi le biotecnologie hanno vari aspetti. Io qui parlo delle staminali, parlo dell'aborto, parlo degli trapianti, parlo dell'eutanasia. Cosa vuol dire? Poiché della vita noi non sappiamo niente, quando nasce la vita, non sappiamo la morte cosa significa, essendo un processo e non un evento, quindi ci si chiede quando si nasce, quando è la morte, quando e come si può intervenire. Quindi un dibattito completamente aperto e non risolto, che è frutto appunto delle nuove tecnologie che non esistevano un tempo. Faccio un accenno anche alle innovazioni non accreditate in campo sanitario. Voi sapete che quando ci sono dei problemi ci si aggrappa a qualsiasi aspettativa, purtroppo, e quindi è facile veicolare delle soluzioni che tali non sono. Per esempio, il siero Bonifacio, Liborio Bonifacio, aveva stabilito che con un composto a base di feci e urine di capra si sarebbero potuti combattere i tumori. Poi dopo hanno addirittura il figlio ha addirittura brevettato questo sistema, Giuseppe Bonifacio, però è stato ritenuto privo di qualsiasi fondamento scientifico questa teoria. Professor Di Bella, che tutti conosciamo, questa terapia alternativa per i tumori, ritenuta priva di riscontri scientifici. La sperimentazione è stata condotta anche dal Ministero della Salute nel 1999, che però ha sancito la sostanziale inattività, cioè la inefficacia terapeutica. Una nuova appoggiatura è venuta nel 2005 attraverso il Consiglio Superiore di Sanità. Qui il dibattito è ancora aperto, perché chi sente il figlio di Di Bella parla di un complotto contro questa teoria e quindi viene ancora presentato come una soluzione che possa combattere i tumori. Però è stata sancita in più sedi e in più fasi temporali la inefficacia del metodo. Metodo Stamina, Vanoni, che adesso è deceduto, un metodo privo di validità scientifica, doveva combattere le malattie neurodegenerative attraverso si baserebbe sulla conversione di cellule staminali mesenchimali in neuroni. Qui c'è stata una fortissima pressione dei mass media, per il motivo che dicevo prima. Quando ci sono delle aspettative, tutti ci si mettono, e quindi la pressione mediatica impone anche alla politica di continuare la sperimentazione. Poi si è definitivamente visto che il metodo non funzionava e la definitiva bocciatura è arrivata nel 2014. In conclusione, abbiamo visto che la scienza e la tecnologia procedono irrinunciabilmente tra successi, battute di arresto, conquiste, eccetera. E l'approccio con l'opinione pubblica genera nuovi dubbi e ostacoli. Abbiamo visto gli ostacoli geopolitici, gli ostacoli etici. Ma io aggiungo anche l'ostacolo che siamo noi. Noi con i nostri pregiudizi. Noi siamo eternamente divisi fra guelfi e ghibellini. Una volta si diceva fra Bartoli e Cupi. E quindi il pregiudizio ci impedisce di affrontare un problema per quello che è, purtroppo. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. E chi l'ha detto questo? Einstein. E io con questo vi ringrazio dell'attenzione e della presenza.